Dettaglio degli autori o delle opere più significative del romanticismo europeo per passare poi ad evidenziare quelle che sono le peculiarità del romanticismo italiano, quindi la polemica tra classici e romantici che riguarda proprio l'Italia in prima persona, e infine anche i temi del romanticismo, quindi i temi più rappresentativi della letteratura romantica. Allora, intanto per quanto riguarda la Germania, qui c'è un errore, il 1800, l'età del romanticismo, è quello il periodo in cui si assiste allo sviluppo di una importante corrente di pensiero filosofica, ossia l'idealismo, i cui rappresentanti più importanti sono Fichte, Schelling ed Hegel. Naturalmente su di loro non mi soffermo perché saranno oggetto di lezioni ben più approfondite da parte dell'insegnante di filosofia. In Germania, in questo periodo, va segnalata anche l'opera, così l'impegno, dei fratelli Grimm, che sono appunto due linguisti e filologi tedeschi. In realtà, fuori dalla Germania, i fratelli Grimm sono conosciuti soprattutto per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca. Si muovono nell'alveo di quel tentativo in generale di recupero dell'identità nazionale, della tradizione popolare, della storia nazionale che non riguarda soltanto la Germania, ma un po' tutti gli stati europei nel periodo appunto del Risorgimento. Tra le fiabe più celebri dei fratelli Grimm ce ne sono alcune che noi sicuramente appunto conosciamo, con i quali siamo stati più volte intrattenuti nella nostra infanzia, per esempio Hansel e Gretel, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, solo appunto per citare le più famose. E in realtà non si tratta di fiabe inventate dai Grimm, ma si tratta piuttosto di fiabe che sono state raccolte dalla tradizione tedesca europea e appunto messe insieme per poter appunto essere trasmesse poi ai posteri. Tra l'altro, i fratelli Grimm si occuparono anche di raccogliere delle fiabe non soltanto della tradizione appunto della tradizione tedesca, ma per esempio raccolsero anche delle fiabe francesi. Va detto tra l'altro che le loro opere non erano concepite tanto come opere di letteratura per l'infanzia, cioè non erano state scritte per i bambini, tant'è che oggi queste fiabe, insomma, che circolano nei libri per bambini sono in una così versione che potremmo definire edulcorata, così privata, depurata dai particolari più concreti, più realistici o anche addirittura più cruenti. A riprova del fatto che le fiabe, appunto note come fiabe dei Grimm, non sono una loro invenzione, ma piuttosto appartengono proprio alla tradizione europea, c'è il fatto che alcune di queste storie, se non sbaglio, tra queste anche Cenerentola, sono contenute anche in un'altra opera che precede la raccolta dei Grimm di almeno un secolo, forse anche due. Mi pare che la prima edizione degli anni 30 del 1600, ossia Lo Cunto di Liconti, ovvero Lo Trattenimento dei Piccerielli, che è una meravigliosa raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana scritta da Giovan Battista Basile, appunto nella prima metà del 1600. E tra le opere significative della letteratura tedesca vi è sicuramente I dolori di Giovane Werther di Goethe, di cui abbiamo avuto già modo di parlare. Diciamo che è un'opera più che romantica, potremmo definirla preromantica. Di quest'opera abbiamo già parlato perché il modello appunto a cui si ispira Foscolo nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. È vero che potremmo parlare di preromanticismo, ma sappiamo anche, l'abbiamo già detto, come in realtà l'esordio del romanticismo in Germania sia precedente rispetto a quanto non avvenga in altri stati europei, soprattutto rispetto a quanto non avvenga in Italia, quindi precede di almeno 30 anni.
In Inghilterra, tra gli autori romantici più significativi vi è sicuramente Coleridge, autore appunto di liriche, quindi di composizioni in versi, e poi alcuni scrittori che abbiamo già conosciuto, Mary Shelley, di cui abbiamo già parlato a proposito della sua opera più famosa, che è appunto Frankenstein, che è considerato il primo romanzo di fantascienza, Scott, di cui abbiamo già parlato a proposito del suo romanzo Ivanhoe, che è il modello, se vogliamo, o uno dei punti di riferimento dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Anche di questo romanzo abbiamo avuto modo di parlare nella videolezione sul romanzo storico, e poi appunto Jane Austen, che è l'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, tutta una serie di romanzi che possono essere ascritti al genere della letteratura di formazione oppure della letteratura sentimentale. Tra invece gli autori più significativi della letteratura francese vi è sicuramente Victor Hugo, autore di due capolavori assoluti, di due probabilmente delle opere più lette della letteratura dell'Ottocento, della letteratura appunto moderna. Sono entrambi dei romanzi storici, quindi sia I Miserabili sia Notre Dame. I Miserabili sono ambientati in un tempo relativamente recente, perché nei Miserabili, rispetto all'autore naturalmente, perché nei Miserabili viene raccontata la vita di un ex galeotto, Jean Valjean, che vive un ventennio, così le cui vicende raccontate coprono un ventennio di tempo, a partire dalla Rivoluzione francese, grosso modo, gli anni delle guerre napoleoniche, in particolare il momento della battaglia di Waterloo, fino alla Monarchia di luglio. Il titolo allude all'estrazione sociale dei personaggi rappresentati in questo romanzo, i cosiddetti miserabili, cioè persone cadute in una miseria, ex delinquenti, delinquenti, prostitute, studenti in povertà, di cui sostanzialmente Hugo vuole denunciare la condizione di vita, o meglio ancora vuole sottolineare come sostanzialmente le condizioni di vita di queste persone non siano mai mutate, a dispetto delle vicissitudini, degli avvenimenti appunto della grande storia. Ancora più famoso è probabilmente Notre Dame, cioè in realtà forse come romanzo I Miserabili è più letto, però Notre Dame è notissimo sia perché la Walt Disney ne ha ricavato appunto un famosissimo cartone, un film di animazione, sia anche perché è stato oggetto di un altrettanto famoso musical. Notre Dame è ambientato un po' prima rispetto al. È sempre un romanzo storico, appunto, ma è ambientato prima rispetto ai Miserabili, perché è ambientato nel 1400, alla fine del 1400. Prende il nome dalla celebre cattedrale, appunto di Parigi, attorno alla quale ruotano tutta una serie di personaggi, appunto il deforme campanaro Quasimodo, la zingara di cui Quasimodo si innamora, eccetera. La vicenda è nota, come nei Miserabili, anche in questo romanzo, Hugo focalizza la sua attenzione sugli strati più bassi della società di cui appunto vuole denunciare le condizioni di vita. Di Balzac abbiamo già detto ampiamente del suo progetto di creare un ciclo di romanzi, le Comédie humaines, appunto, nei quali rappresentare un po' i diversi ceti della società del suo tempo. I romanzi di Balzac, più che essere dei romanzi storici, sono invece dei romanzi che potremmo definire sociali o realistici. Infine, l'altro grande autore della letteratura francese del periodo è appunto Stendhal,
In realtà Stendhal è uno pseudonimo, fu amante dell'arte e in particolar modo fu amante della penisola italiana. Non a caso una delle sue opere più famose, La certosa di Parma, è proprio ambientato, come si capisce dal titolo stesso, proprio a Parma. E l'altro romanzo famosissimo invece è appunto Il rosso e il nero. Infine, per quanto riguarda la letteratura statunitense, merita una menzione Edgar Allan Poe, che è considerato l'inventor generis della letteratura noir, cioè della letteratura nera o dell'orrore, e anche in un certo senso l'inventor generis di quello che poi in Italia avremmo chiamato giallo, appunto del racconto poliziesco. La letteratura italiana rispetto alla letteratura europea presenta delle peculiarità, quindi una minore tendenza all'irrazionalismo, ossia un gusto meno accentuato per l'orrore, per il mistero, per il sogno, per l'esotismo, ed è una letteratura, come abbiamo avuto modo di dire più volte, sostanzialmente permeata dal patriottismo. Sono gli anni appunto del Risorgimento in tutta Europa, ma il Risorgimento in Italia è particolarmente sentito perché in Italia c'è anche la cosiddetta questione nazionale, quindi la questione dell'unità appunto nazionale. Il genere forse più rappresentativo della letteratura romantica italiana è il romanzo, ma merita anche menzione la memorialistica, ossia i racconti, le lettere, i memoriali redatti appunto da diversi patriotti che in quegli anni vissero con forte passione anche sulla loro pelle le vicende appunto politiche del loro tempo. Le mie prigioni di Silvio Pellico fu un'opera che ebbe una fortuna straordinaria presso i contemporanei, tanto che nell'Ottocento divenne il libro italiano addirittura più famoso e letto in Europa. Come si può intuire benissimo dal titolo, si tratta di un'opera in cui il patriota, appunto, Silvio Pellico, è un libro di memorie, racconta l'esperienza della prigione vissuta prima a Piombi e poi nel carcere dello Spielberg. Silvio Pellico era stato imprigionato perché aveva preso parte ai moti carbonari degli anni 30 dell'Ottocento. Tuttavia, l'opera, che è appunto un'opera straordinaria di grandissimo successo, non intende tanto essere un'opera dal taglio politico quanto un'opera nella quale l'autore racconta il percorso spirituale che compie in carcere in quegli anni. Quindi, nella descrivere i lunghi anni di prigionia, l'autore vuole soprattutto evidenziare le conquiste fatte nel suo cammino verso la spiritualità e mettere per iscritto quanto ha imparato da questa esperienza, peraltro terribile. Quindi la memorialistica è comunque un filone ben rappresentato nella letteratura italiana che ha comunque il vertice massimo proprio nell'opera di Silvio Pellico. Infine, un altro genere tipico, se vogliamo, della letteratura romantica italiana, se non altro perché praticato dal suo scrittore più significativo, è la tragedia. La tragedia che assume però, come vedremo quando studieremo Manzoni, delle caratteristiche diverse rispetto alla tragedia classica, se non altro perché è una tragedia di argomento storico. Tra le opere appunto più belle abbiamo sicuramente Ermengarda, che è una delle opere più note, prima naturalmente dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.